Ed ecco l'occorrente per le nostre bellissime gallinelle pasquali. Innanzitutto una confezione di uova come queste di carta. Poi taglia balza, un paio di forbici, un pochino di colla aceto vinilica e degli acrilici. Io non voglio prendere i pennelli e il colore. Se voi avete gli acrilici prendeteli in forma libera. Ma avendo degli acrilici a pennarello io utilizzo questi. Ma l'uno vale l'altro. E poi naturalmente un ovetto con cui farcire la nostra gallinella. Iniziamo subito. Allora, innanzitutto eliminiamo il tappo dalla nostra confezione, perché quello proprio non ci serve. Di tutta questa confezione quello che ci servirà sarà un vano porta uovo e la parte centrale, quindi noi ritaglieremo tutto attorno salvando uno dei vani. Quindi taglio e taglio a metà fino al fondo, da una parte e dall'altra, e questa sarà quella che salveremo. Tutto il resto, tutto attorno, lo taglierò via. Quindi quello che ci servirà sarà soltanto questo. Ora, nella parte centrale noi daremo un andamento così curvo. In questa parte qui invece daremo una curvetta un po' più all'insù. Così, e stessa cosa faremo dall'altra parte, in modo che si crei questa base. Adesso andiamo sul retro. Io taglierò così, guardate, facendo un po' la coda da gallina, quindi una curva più alta centralmente e una curvetta più bassa lateralmente, così. Punto dalla parte scartata prendo una zona un po' più liscia, la appiattisco perché questa è carta che è facilmente malleabile e creo la crestina semplicemente così, facendo 1, 2 e 3 e portandola giù così, e il beccuccio che è ancora più facile. Taglio un pezzo rettangolare, lo piego a metà e poi specularmente taglio un triangolino che aprirò e sarà appunto il becco. A questo punto col tagliabalza faccio un buchino nella parte sommitale, faccio un taglietto così, e adesso è il momento di colorare. Prendo il bianco e coloro di bianco tutta la mia gallinella. Se colorate con i colori acrilici, state attenti a non usarli troppo bagnati, perché troppo bagnati potrebbero ammollare troppo la carta. Colorata la gallinella, la lascio asciugare ben bene e nel frattempo coloro la crestina e il beccuccio, naturalmente arancione. Adesso infilo la cresta qui, voilà, e il becco lo attacco dal retro proprio qui, e voilà, facciamo gli occhietti, che
che non saranno nulla di più che due puntini neri, e quindi sul retro il suo dolce carico pasquale. L'ovetto, ed ecco pronto il nostro cadeau da ultimo minuto da regalare ai nostri amici. Un regalino spiritoso, carino, veramente low cost, di riciclo. Volendo potete trasformarli in segnaposto molto carini, aggiungendo qui sulla codina o l'iniziale o in piccolo il nome del commensale. Sperimentate le gallinelle pasquali. Io adesso mi vado a lavare le mani e vi lascio le foto. Vi auguro la più splendida delle Pasque e noi ci rivediamo al prossimo video. Vi lascio le foto, ciao! Coccodè!